Buongiorno, ben arrivati all'ottava lezione di storia. Lezioni di storia è un'iniziativa della provincia autonoma di Trento, ideata dalla Terza Agorà e realizzata in collaborazione con il Comune di Rovereto, il Comune di Trento e il Centro Santa Chiara. Ringraziamo anche i nostri sponsor privati e precisamente Casse Rurali Trentine, Dolomiti Energia, Cavit e Mediocredito Trentino Alto Adige per la loro collaborazione. Abbiamo qui oggi con noi Raul Pupo, docente di storia contemporanea dell'Università di Trieste, che ci parlerà della vittoria senza pace. Passo ora la parola al professor Asera, che presenterà Raul Pupo. Buongiorno, è un ritorno gradito per noi quello di Raul Pupo a Rovereto. È stato qui nel gennaio scorso, invitato dal Museo della Guerra e dall'Accademia degli Agiati a parlare di temi abbastanza affini a quelli che affronterà stamattina. Devo anche constatare che il pubblico è molte volte più numeroso di quanto fu in quell'occasione, bisognerà trovare il modo per, in emulazione, riuscire ad ottenere sempre delle sale affollate come questa. Il libro da cui ha, diciamo, che in qualche modo è vicino a questa conferenza, edito appunto dalla Terza, La vittoria senza pace, le occupazioni militari italiane alla fine della Grande Guerra, è uscito nel 14 e sintetizza un ciclo di lavoro e di ricerche su questo tema che ha coinvolto studiosi di molti versanti. Il professor Pupo ne è il coordinatore. Su temi questi, la politica estera, italiana, la politica estera rispetto al fronte, al versante orientale del nostro paese, sono temi che ha frequentato fin dai primi passi dei suoi importanti studi. Molti di voi conoscono del professor Pupo particolarmente il contributo straordinariamente significativo che ha dato, storiografico ma anche di cultura civile, rispetto al grande e drammatico tema delle foibe e a quello, diciamo, distinto ma in qualche modo anche connesso dell'esodo istriano. I suoi lavori su questo tema hanno indubbiamente dato un contributo ad affrontare in modo più disteso, più ragionato, più, se mi si passa la parola, dialogante, una questione che divide, che ha diviso a lungo e che presumibilmente anche dopo questo ciclo di lavoro storiografico può dividere di meno se, come è accaduto, è possibile accostarsi a questa questione con un'ottica più larga e più serena. Ricordo ancora un libro, anche questo edito dalla Terza, Trieste 1945, che intorno alla storia della città connette i fili della rilevanza di quello che accade in quella città su uno scenario molto più vasto. Diciamo che il punto di vista di Raul Pupo è spesso questo triestino, la città dove opera, dove insegna, ma che non è un luogo di orizzonti ristretti, è un luogo dal quale si è costretti a misurarsi con vicende, eventi, fenomeni di interesse molto più generale, che vanno al cuore, se vogliamo, delle questioni dell'Europa del nostro tempo. A me? Bene. Buongiorno, molte grazie, grazie agli intervenuti, grazie per le bellissime parole, grazie agli organizzatori anche che mi danno l'occasione non solo di tornare a Rovereto, che faccio sempre volentieri, ma di gustare questa piccola meraviglia del vostro teatro. I complimenti voglio farlo pubblicamente, non soltanto perché è bello, ma anche perché è fatto con intelligenza. Io da più di 10 anni che non vado più a Teatro Trieste perché non ci sto, io come vedete ho una certa dimensione. Qui invece si può stare seduti con comodo, ecco, si può gustare uno spettacolo, beati voi.
Bene, rassicuro i moltissimi che avevano partecipato alla presentazione di cui si diceva prima del libro, non sentirete le stesse cose, ecco, quindi state tranquilli. Lì si parlava di occupazioni italiane, tema forse un po' più esotico, oggi invece restiamo sulla politica estera, o meglio sulla conclusione della guerra e i problemi che questa conclusione della guerra pone all'Italia e agli italiani. E allora con la mente cerchiamo di andare al novembre del 1918. Ecco, ogni tanto inserirò qualche immagine. Novembre 1918. Allora, l'Italia ha sconfitto l'Austria. È la prima volta che succede, se ci pensate bene. Nel 1948 era andata malino. Nel 1959 il grosso dei lavori del lavoro l'avevano fatti i francesi. Nel 1966 lasciamo perdere, no? Ecco, nel 1918 invece, con il successo di Vittorio Veneto, l'Italia non solo è riuscita a avere ragione dello storico avversario, ma in un colpo solo. Ha fatto fuori la duplice monarchia e ha completato il suo processo di unificazione nazionale. E quindi un trionfo, il trionfo di Vittorio Veneto, appunto. Dopo la guerra di solito viene la pace e di solito la pace non è uguale per tutti. Di solito la pace è molto migliore per chi vince piuttosto che per chi perde. E anche la Grande Guerra, in prima approssimazione, sembra seguire questa regola, no? Nei paesi sconfitti scoppia la rivoluzione. Poi finisce in vario modo, ma scoppia la rivoluzione. Nei paesi vincitori chiaramente no. Ecco, a questa regoletta generale c'è una piccola eccezione, questa eccezione è l'Italia. In Italia non scoppia la rivoluzione bolscevica, ci si va abbastanza vicino col biennio rosso, quasi quasi, con l'occupazione delle fabbriche, però non succede. Non scoppia la rivoluzione bolscevica, ma le istituzioni liberali vanno a gambellare lo stesso. Vanno a gambellaria di fronte a quella che si presenta anch'essa asseritamente come una rivoluzione, però di impronta nazionale. E allora questo chiaramente ci pone delle domande. Cos'è stata questa vittoria italiana? Il titolo, lo capite bene, suggerisce già qualcosa, no? Cosa suggerisce la vittoria senza pace? Suggerisce che la pace non è stata proprio quella che l'Italia si aspettava nel momento dell'ingresso in guerra. Questa non è una novità, anzi direi che è un luogo comune. Credo che tutti voi avete letto, sentito, un giudizio molto noto secondo il quale l'Italia ha vinto la guerra e ha perso la pace. Ecco, ma siamo proprio sicuri che sia andata così? L'Italia la guerra ha vinta, ha perso la pace? Vediamo. Spero che non vadano avanti da soli, meno male. Bene, ci dovrebbero essere i confini, benissimo. Allora, facciamo... Non è chiarissima da vedere, ma c'è un po' tutto. Ci sono i confini di prima e i confini di dopo. La lasciamo per un po' così ci riflettete. Facciamo una serie di considerazioni. A seguito di una serie di trattati che noi vediamo nei dettagli, nel giro diciamo di un paio d'anni, ecco, dalla fine della guerra, l'Italia ottiene a nord e a est il confine di spartiacque, cioè il confine che garantisce la massima sicurezza dal punto di vista militare. Ben diverso, come sapete, dal terribile confine del 1915, quello che arrivava quasi sul Garda, no? Prima considerazione. Seconda considerazione, l'Italia ottiene Trieste e poi dopo un po' anche Fiume e quindi acquisisce il monopolio, non soltanto militare, che non è questo il problema, acquisisce il monopolio della navigazione commerciale nell'Adriatico. Poi non è che se ne farà tanto di questo monopolio, per ragioni obiettive, Trieste e Fiume non saranno contente. Però in ogni caso un risultato grosso l'ho ottenuto. Ha fatto fuori dei concorrenti molto temibili. Voglio dire, quelle compagnie di navigazione asburgiche che prima della guerra stavano facendo una concorrenza spietata alle compagnie di navigazione italiana sulle linee del Levante e le avevano messe praticamente fuori mercato. Ecco, quindi non è male come risultato. In cambio di Fiume, l'Italia rinuncia alla Dalmazia, che era stata promessa, con l'eccezione di Zara, che viene annessa, ma peraltro è l'unica città a maggioranza italiana. Ovviamente, a parte gli italiani di Dalmazia, gli unici che se la prendono per questa rinuncia sono i vertici della Regia Marina, però anche loro a un certo punto devono capire che l'Italia comunque ha ottenuto il controllo dell'Adriatico. Perché la Marina Imperiale Regia, che prima lo deteneva, non c'è più, e la Jugoslavia sì, esiste, ma prima che si doti di una marina di guerra passerà di tempo, quindi il problema non sussiste. Allora, se noi ragioniamo con una certa freddezza, guardando le carte, guardando i dati, vediamo che tanto male non sembra essere andata. Ma c'è anche qualcosa di più, direi di molto di più. A nord e a est l'Italia non confina più con una grande potenza.
ma confina quella micro Austria, che non ho più neanche gli occhi per piangere, confina con la piccola Jugoslavia. Allora, certamente questa piccola Jugoslavia i nazionalisti italiani la vedono come il diavolo, no? Come l'erede dell'Austria-Ungheria, però insomma non è l'Austria-Ungheria di prima, ecco, una grande minaccia non è che lo sia obiettivamente per l'Italia. Ecco, questo è il grande capitale strategico, quello del confine non più con grandi potenze, questo è un grandissimo capitale strategico che l'Italia ottiene con la vittoria e che verrà dissipato circa 20 anni dopo con l'assenso di Mussolini all'Anschluss. Quindi, da noi che ragioniamo un secolo dopo, vediamo che questo risultato non sembra proprio malissimo. E adesso invece vi propongo due espressioni coeve, una è molto nota, l'altra forse un po' meno. La prima è la vittoria mutilata, e qua voi avete gioco facile a dire, vabbè, per forza, D'Annunzio, no? Ultranazionalista, da qualcuno considerato precursore del fascismo, irresponsabile dell'invenzione di un mito assolutamente funesto, chiaro che D'Annunzio diceva così. L'altra espressione è la vittoria avvilita, non so se sapete di chi è, neanche io lo sapevo fino a qualche tempo fa, è di Pietro Nenni, avete presente Pietro Nenni? Poi perseguitato dal fascismo, leader del socialismo italiano, uno dei padri della Repubblica nata dalla Resistenza. Non voglio barare, a quei tempi Nenni era ancora un giovanotto repubblicano come ideali, nazionalmente molto vivace, no? Però certamente era un uomo del popolo, no? Non era un esteta lussurioso come D'Annunzio, che era un'altra tipologia di persone. Allora, questo confronto di queste due espressioni così simili, una più poetica, l'altra più popolare, ecco, c'era forse in un'impressione, che poi è confermata da tante altre fonti che non sto qua a raccontarvi perché non è una reazione di convegno, cioè l'impressione che valutazioni così accorate, vittoria mutilata, vittoria avvilita, non fossero patrimonio di pochi esaltati, no? Di quattro futuristi, eccetera, ma fossero diffuse nell'opinione pubblica italiana appena uscita dalla prova durissima della guerra. E quindi credo che possiamo parlare di una sorta di delusione di massa per i risultati della vittoria che si manifesta clamorosamente nella primavera del 19. Ma perché, se poi i risultati finali sono stati quelli che abbiamo ricordato prima? Ci sono almeno due risposte che vanno sommate ma che riprenderemo alla fine. La prima, il risultato finale arriva tardi, arriva terribilmente tardi. Dopo più di 2 anni dalla fine della guerra e questo ha consentito un accumulo di delusioni. Ma la seconda, che è la risposta che mi interessa di più, è che la valutazione dei risultati in realtà dipende dalle aspettative. Ma allora quali erano le aspettative? Detto in altre parole, quali erano gli obiettivi in nome dei quali l'Italia era entrata in guerra nel 14? Non vi rifaccio lezioni che probabilmente avete già sentito a cose note. Voglio solo limitarmi alla tipologia. Gli obiettivi risorgimentali, Trento e Trieste ovviamente, che non erano solo propaganda in realtà, perché rappresentavano una continuità del processo di unificazione nazionale, ma certamente non erano la priorità, come sapete bene, per l'intervento. Gli obiettivi strategici, solidi, la massima sicurezza per terra, confine di spartiacque, massima sicurezza per il mare e qualcosina nell'Egeo e in Africa. Gli obiettivi politici, altrettanto importanti, cioè il desiderio della destra liberale nazionalista di ribaltare il tavolo e far fuori Giolitti fondamentalmente. Ecco, tutte motivazioni importanti, anche se soprattutto se accumulate fra loro, però non ancora sufficienti, io credo, a giustificare quello che è stato chiamato l'azzardo del 15, in termini di Rusconi, credo, se non sbaglio. A meno che non le proiettiamo su uno sfondo, cioè lo sfondo della grande ambizione, potremmo anche dire dell'ossessione della classe dirigente italiana, quella del conseguimento barra riconoscimento del ruolo di grande potenza. Guardate che oggi con uno sguardo disincantato di un secolo dopo possiamo facilmente definirlo follia, no? Però per i leader della generazione post-risorgimentale non era così. L'Italia si trovava in una posizione abbastanza complessa. Possiamo dire che l'Italia stava a metà del guado, con la testa nel concerto europeo e i piedi nel sottosviluppo, mentre gli altri paesi europei parlavano il linguaggio del nazionalismo e dell'imperialismo. Quindi era un'ambizione normale, ecco, in quell'epoca. Bisogna vedere se l'Italia se la poteva permettere. Vediamo allora di capire concretamente cosa voleva dire grande potenza per l'Italia. Io direi che sinteticamente possiamo usare la parola parificazione. Certamente non parificazione alla Gran Bretagna, non parificazione alla Francia o agli Stati Uniti, non erano mica folli, no? Ma parificazione all'interno di alcuni contesti precisi. Ad esempio, nell'Europa danubiana e balcanica, parificazione con l'Austria, che si immaginava sarebbe rimasta.
Nel Mediterraneo orientale, dove si profilava la corsa alle spoglie dell'Impero Ottomano, dove l'Italia aveva già messo un piedino, no? Rodilio Decaneso, parificazione lì in quell'area con la Francia e con l'Inghilterra. Ecco, questo vuol dire parificazione, cioè grande potenza. Con il patto di Londra, su quello che c'era scritto, ma soprattutto su quello che si poteva leggere in mezzo alle righe del trattato, l'obiettivo sembrava a portata di mano. E quindi nel 15 Salandra e Sonnino giocano la loro carta. Se l'Italia vincerà la guerra sarà il trionfo per il paese e per loro. Se l'Italia non vincerà la guerra o non vincerà abbastanza sarà la catastrofe per il paese e per loro, e lo sanno benissimo. Ad esempio, durante la guerra, come sapete, ogni tanto ci sono delle ipotesi di compromesso, no? Ad esempio cercare di isolare l'Austria dalla Germania, che significavano però un costo politico. E Sonnino dice no, noi siamo contrari, per ottenere questo bastava Giolitti, quindi non si può fare. Ecco, il prolungarsi della guerra rispetto a queste aspettative però cambia le carte in tavola. Andiamo all'immagine 3. Europa 1919, sì. Dunque, in primo luogo, l'intervento dell'Italia alla fin fine non è stato così decisivo come ci si immaginava nel 15. L'Italia non ha fatto fuori in pochi mesi l'Austria, anzi ha rischiato il collasso nel 17, poi le cose sono andate bene, ma insomma non ha vittorie clamorose da gettare sul tavolo della pace. Ma poi, cosa ancora più importante, il quadro internazionale è cambiato. Non c'è più la Russia, che aveva firmato il patto di Londra, ci sono gli Stati Uniti, che invece non hanno firmato niente, hanno le mani libere. Come sapete, il presidente Wilson è un grande sostenitore del principio dell'autodeterminazione dei popoli, che però viene applicato in maniera alquanto asimmetrica, cioè soltanto per i popoli vincitori, e quindi i cechi, i polacchi, ma non i tedeschi. Questo favorisce l'Italia sulla frontiera settentrionale, evidentemente, mentre quella orientale è un po' più problematico. Perché voi sapete bene che dalla dissoluzione dell'Austria-Ungheria è spuntata una novità, cioè lo stato degli slavi del sud, che è uno stato un po' anfibio, nel senso che incolla assieme il vecchio regno di Serbia, ricordate per la Serbia che è cominciato tutto, no? E poi dei pezzi di impero asburgico, la Slovenia e la Croazia, che stavano dalla parte opposta del fronte. I soldati sloveni e croati avevano fatto il loro dovere con grande precisione, grande intensità, diciamo, nelle armate imperiali. Con questa brillante operazione, però, sloveni e croati sono passati dalla parte giusta e Wilson quindi li annovera tra i popoli vincitori, e ai popoli vincitori va applicato il principio di autodeterminazione. E quindi, secondo Wilson, la Dalmazia, dove la popolazione è il 90% croata, dovrebbe andare alla Jugoslavia e non all'Italia. E anche nella Venezia Giulia, dove le popolazioni sono un po' miste, bisogna ragionarci bene, magari cercare di disegnare una linea etnica, che poi è quella che vedete qui, che Wilson ha disegnato e che è spostata ovviamente molto più a ovest, ripeto, al confine naturale. Guardate che questo è lo scenario peggiore per l'Italia, ma è anche l'unico che non era stato previsto, perché nel 15 l'ipotesi che l'Austria crollasse era stata presa in considerazione, però si pensava che il suo posto a cosa sarebbe venuto fuori? O un'Ungheria indipendente, soluzione più semplice, o anche una Croazia indipendente, ma in ogni caso sarebbero stati stati sconfitti e quindi il problema non si poneva. Invece adesso l'Italia si trova a contendere la Venezia Giulia e la Dalmazia con un'aggressiva piccola politica balcanica, che per giunta è nata esplicitamente in funzione anti-italiana. Non sto parlando di propaganda, ma di sostanza strategica. Perché i patrioti sloveni e croati hanno deciso per l'unificazione con la Serbia? Per tanti motivi. Ma quello che ha fatto scattare la decisione è stata la pubblicazione da parte del governo bolscevico del patto di Londra. Era segreto, ovviamente, come tutti i trattati che si rispettino. I bolscevichi li mettono in piazza e da lì salta fuori che Istria e Dalmazia vanno all'Italia. L'unico modo che sloveni e croati hanno per farsi proteggere rispetto a questo è aggregarsi ai serbi. Questo crea un certo sconcerto nel governo italiano e la sua prima reazione è quella di negare la realtà. Il nuovo Stato non viene riconosciuto. Il governo di Roma mantiene rapporti certamente con quello di Belgrado, ma in quanto governo serbo, non in quanto governo jugoslavo. Il messaggio è chiarissimo, no? Non vi riconosciamo il diritto a rivendicare i territori del patto di Londra. Però sapete, una politica che, come dire, che ricorda un pochino quella dello struzzo, ecco, perché funziona se tutti sono d'accordo. Se anche le altre potenze dicono, vabbè, la Jugoslavia non esiste, facciamo finta che sia trasparente. E se invece dicono che c'è, cosa si fa?
è imbarazzante. E effettivamente cosa fanno gli alleati dell'Italia? Gli alleati dell'Italia sono due, non sono tre, sono Francia e Inghilterra, gli Stati Uniti non sono alleati dell'Italia, sono associati. Prima considerazione, sono alleati e non amici, non è una formula mia, è una forma di Luca Riccardi, ma va benissimo. Questo vuol dire che sono disponibili a rispettare la lettera del patto di Londra, ma niente di più, cioè garantire la sicurezza dell'Italia, che però obiettivamente è molto meno minacciata che nell'anteguerra, ma non hanno nessuna intenzione di fare ponti d'oro ad un nuovo concorrente dotato di robusto e sano appetito né nell'Europa danubiana né nell'Egeo. Ora, qui c'è un'altra considerazione di fondo da fare. La guerra ha sconvolto tutti gli assetti europei. Qual era la situazione ottimale per l'Italia? L'Italia poteva sperare di farsi spazio in Europa in una situazione, possiamo dire, di relativo equilibrio, barcamenandosi tra le potenze maggiori e rosicchiando qualcosina di qua e qualcosina di là. Vi ho proposto questa immagine così un pochino più spiritosa. Ecco, ma questa è la situazione ideale per l'Italia. Stare sicuri dentro un'alleanza ed avere rapporti migliori con l'altra in modo che si prende qualcosina, no? Ora, invece, nel 18-19, la sparizione contemporanea di quattro imperi, quello russo, quello tedesco, quello austriaco, quello ottomano, che conseguenza ha per una voragine di potenze in tutta quell'enorme area che va dall'Europa orientale fino al Medio Oriente. E cosa pensate, che l'Italia da sola è in grado di riempire quell'abisso? Evidentemente no, poteva riempire dei buchi più piccoli. Ecco, l'Austria si ritirava un po' e l'Italia si allargava un po'. Ma quell'abisso è enorme, no? Evidentemente. E chiaramente il vuoto attira, no? E cosa attira? Attira l'attenzione delle altre grandi potenze che non sono assolutamente disponibili a lasciare campo libero all'Italia. Allora, riassumendo, l'Italia del 19 pesa diplomaticamente decisamente meno dell'Italia del 15. Quindi non dovrebbe seguire una ridefinizione degli obiettivi. E in effetti questa ridefinizione avviene. Però la conclusione è che l'Italia chiede di più. Invece chiedere di meno, chiede di più. Oltre al patto di Londra, chiede anche fiume. Allora, domanda ingenua, ma sono diventati matti? No, non sono diventati matti, non più degli altri. La risposta di fondo sta in un fenomeno che non è esclusivamente italiano, ma che è comune ai paesi belligeranti, cioè la radicalizzazione delle aspettative delle pubbliche opinioni. È abbastanza facile da spiegare. La guerra è durata 4 anni per l'Italia, 5 anni per gli altri. Ha provocato perdite inimmaginabili, ha sconvolto tutta la società. Inevitabilmente i cittadini di tutta Europa cominciano a chiedersi, ma ne valeva la pena? Cosa può compensare sacrifici di questo tipo? Cosa può compensarle se non una vittoria assoluta, totale, globale, che cancelli il nemico per le prossime generazioni in modo che non ci sia più mai una guerra, l'ultima delle guerre, no? Noi lo sappiamo che è un'illusione, ecco, quella della vittoria totale, ma loro no, ed è facile immedesimarsi. E questa è una delle ragioni per cui i tentativi di pace e di compromesso che sono stati avanzati varie volte durante la guerra, attorno al 16-17 soprattutto, non trovano un terreno favorevole. Diciamo in un altro modo, come fanno le classi dirigenti che hanno portato i paesi in guerra a dire 2 anni dopo, 3 anni dopo, 4 anni dopo, a quelle stesse opinioni pubbliche, dire guardate, in fondo abbiamo scherzato, no? Si torna come prima. Vengono linciati o fisicamente oppure nelle urne, che per un politico è abbastanza lo stesso, no? E quindi si va avanti. E quindi si va avanti fino a quando? Non fino a quando si ottiene la vittoria, perché è impossibile sul campo, fino a quando uno dei due fronti interni, uno delle due opinioni pubbliche non ce la fa più e collassa. Allora capite che in questa atmosfera generale di radicalizzazione delle aspettative si colloca anche la richiesta italiana di fiume. Provate a pensare. Si è fatta la guerra in nome di Trento e Trieste, delle città irredente. La guerra è finita e improvvisamente spunta fuori un'altra città irredenta. Un'altra città irredenta, che pochi in Italia sanno dove sia, probabilmente non ho neanche mai sentito nominare, però abitata da italiani, e questi italiani gridano aiuto, salvateci, stiamo per cadere sotto il dominio dei barbari croati, quegli stessi croati che fino a ieri hanno combattuto contro di voi sulle trincee. Capite l'opinione dell'opinione pubblica italiana, no? Dopo 4 anni di guerra, dopo il trionfo di Vittorio Veneto.
non è più l'opinione pubblica nazionalista di Quattro Gatti del 14 del Maggio Rabbioso, ormai è enorme evidentemente questa platea. E immaginate il presidente Orlando che va a dire alle Camere: no, grazie, Fiume non la vogliamo. Giolitti forse l'avrebbe anche fatto, Orlando sicuramente no. A dire il vero, anche il ministro degli esteri Sonnino è abbastanza perplesso, perché chiedere Fiume significa staccarsi dal patto di Londra, che è l'unica carta scritta che l'Italia ha in mano. Non più tanto forte, ma c'è. Poi a Sonnino non piace la guerra di movimento, dove sono tanti i rischi. Lui vuole stare fermo nella sua fortezza, però non è in grado di opporsi al Presidente del Consiglio, che interpreta politicamente quell'anima, quella parte dell'opinione pubblica che ha sostenuto l'intervento del 15. E quindi la conferenza della pace, l'Italia va con due linee, con due domande. Sonnino chiede il patto di Londra, Orlando chiede Fiume, insieme sono patto di Londra più Fiume. Ma è ancora un po' più complicata, perché le due richieste si fondano su motivazioni diverse. Il patto di Londra viene chiesto ovviamente in base alle esigenze strategiche dell'Italia. Fiume viene chiesta sul principio dell'autodeterminazione dei popoli, quello che piace tanto a Wilson, però se il medesimo principio si applica al resto delle richieste italiane non ci siamo più, perché voi sapete che qualche chilometro un po' più su c'è un po' di tedeschi e nella Venezia Giulia ci sono un po' di sloveni croati, quindi le due motivazioni si contraddicono. Quindi vedete che un'Italia più debole chiede di più in base a motivazioni fra loro contraddittorie. Voi capite, così si prepara il disastro, evidentemente. Ora, va anche detto che Sonnino e Orlando hanno avuto pessima stampa nei decenni seguenti, da parte della pubblicistica, anche da parte degli storici. Però dobbiamo riconoscere che si sono trovati in una situazione difficilissima, stretti tra le aspettative assolutamente reali della pubblica opinione e la debolezza obiettiva della posizione italiana. Pochi probabilmente sarebbero riusciti a cavarsela. Per avere qualche speranza bisogna avere una grande capacità negoziale, grande carisma e grande flessibilità e anche grande fortuna. Ecco, la delegazione italiana non ebbe assolutamente nulla di tutto questo. Sonnino. Allora, a Sonnino la fermezza non mancava, anzi aveva una certa sprezza, stava cordialmente antipatico a tutti gli altri, a cominciare dal suo Presidente del Consiglio. Quanto flessibilità, aveva la stessa flessibilità di un tubo di piombo. Guardate, non è che fosse teoricamente alieno dal negoziato, no. Però allora dichiarava di voler fare come il contadino che va al mercato portando le sue uova. Se rimane fino all'ora di chiusura, le sue uova le vende al prezzo maggiore. Guardate che è una tattica negoziale ottima quando funziona, no? Se riesci a cogliere il momento giusto. Se non cogli il momento giusto, il tuo uova te le mangi. E Sonnino le sue uova se le mangiate tutte e quattro. Orlando. Allora, Orlando era un giurista dal vivace gestire, che parlava fluentemente francese, come tutta la classe dirigente dell'epoca, ma non inglese, non altrettanto inglese. E così quando i quattro, cioè Clemenceau e George, Wilson e lui, si riunivano senza i ministri degli esteri, Sonnino era completamente trilingue invece, e lui non capiva niente. O meglio, faceva finta di capire, ma, come dire, Wilson una volta una barzelletta gliel'ha dovuta raccontare 7 volte. Capite che lo scambio era faticoso. Poi seguiva una tattica abbastanza curiosa, che ci dice parecchio sui limiti della classe dirigente italiana dell'epoca, che voleva essere una grande potenza, però non aveva ancora capito come si fa a essere una grande potenza. Orlando faceva così. Sulle questioni che non riguardavano l'Italia, il resto del mondo, ecco, come dire, Orlando, dice lui, ecco, stavo lì come un falco, senza dir niente, aspettando che l'argomento gli offrisse il destro di tirar l'acqua al mio mulino come precedente per il contenzioso dell'Italia. Quindi capite che il comportamento dell'Italia alla conferenza della pace confermava quelli che gli alleati avevano capito già prima. L'Italia aveva fatto la sua guerra privata contro l'Austria, era stata costretta a dichiarare guerra alla Germania anche se non desiderava, e finita la tempesta non era minimamente interessata al nuovo ordine mondiale, ma semplicemente a portare a casa qualcosa, cioè a trarre il massimo profitto. Guardate che anche le altre potenze cercavano in primo luogo di tutelare i loro interessi, per carità. Però erano anche consapevoli di doversi far carico delle responsabilità globali connesse effettivamente al loro status di grande potenza. L'Italia no, e allora dicono gli altri che tracci. E quindi gli inglesi e i francesi ribadiscono la loro fedeltà al patto di Londra, magari crociano le dita sotto il tavolo,
però neanche un centimetro di più. Se l'Italia vuole Fiume, deve rinunciare alla Dalmazia. E qui la delegazione italiana si trova nella condizione peggiore in cui ci si può trovare a un tavolo negoziale, cioè completamente isolata. Wilson, e ricordiamo che gli Stati Uniti erano quelli che stavano sostenendo l'Europa e l'Italia con i crediti, il grano e il carbone, ecco, senza l'America non si andava avanti. Wilson, contrario non solo a Fiume, ma anche a Dalmazia e a parte dell'Istria. Inglesi e francesi alla finestra con qualche blanda iniziativa di mediazione, cui non credo, no? Situazione, capite, tesissima, basta un innesco per far saltare tutto. L'innesco lo dà Wilson. Wilson è noto, no? Personaggio celebre della storia del Novecento, animato da nobilissimi ideali, personaggio che aveva una notevole considerazione di sé, animato, potremmo dire, da fervore religioso, era un predicatore nella sua missione politica, convinto dell'assolutezza e della bontà di questa sua missione salvifica per il mondo, e quindi un po' impaziente, ecco, nei confronti di chi non condivideva i suoi orientamenti. Allora, figuratevi la sua simpatia per Sonnino, che era un cinico cultore della Realpolitik, aveva anche la faccia tosta di andarglielo dire in faccia, no? Erano tutte balle, sostanzialmente, quella che diceva Wilson. In generale, Wilson riteneva i delegati italiani come i tipici esponenti delle peggiori classi dirigenti europee, anguste, conservatrici, nazionaliste, imperialiste. In particolare, Wilson si era convinto che Orlando e Sonnino non rappresentavano la volontà del popolo italiano. E chi rappresentava la vera volontà del popolo italiano? Wilson. Perché quando era venuto a fare il suo viaggio in Europa, in Italia era stato accolto come Gesù risceso dal cielo, ecco, con manifestazione di incredibile entusiasmo. Profeta della nuova grande stagione di pace. Troppo presto. Troppo presto. Una punta di curiosità, vedrete. Cioè, pensavo ci fosse un'altra immagine, ma non c'è. Allora, di fronte allo stallo negoziale, cosa fa Wilson? Si rivolge direttamente al popolo italiano. Il 23 aprile del 1919 fa pubblicare sulla stampa internazionale un manifesto in cui ribadisce le proprie posizioni e si rivolge direttamente al popolo italiano, scavalcando la delegazione. Allora, oggi queste cose per televisione si fanno abbastanza frequentemente. Immaginatevi un secolo fa, era quasi da duello alle 5 di mattina, con un atteggiamento del genere. Quindi era abbastanza presumibile che la delegazione italiana l'avrebbe presa male. Wilson lo sapeva, aveva pensato qualcosa del genere anche nei confronti dei francesi, di fare una dichiarazione del genere all'opinione pubblica francese contro l'atteggiamento di Clemenceau sulla Germania. Poi ha fatto un due ragionamenti, ha pensato con la Francia è meglio di no, ma con l'Italia si può provare, e quindi appello al popolo italiano. E quindi la prendono male, evidentemente, è anche abbastanza logico che il governo italiano senta il bisogno di vedersi rinnovare il mandato parlamentare di fronte a questa messa in discussione. Però c'è modo e modo per farlo. Orlando e Sonnino scelgono la via della drammatizzazione. Abbandonano provvisoriamente la conferenza della pace e una volta arrivati in Italia, Orlando si dà da fare per organizzare una grande campagna propagandistica nazionalista per sostenere le posizioni massime del governo italiano. E a questo punto, torniamo a lui. Voi vi ricordate chi è, vero? Tutti quanti, sì, bene. Allora vi ricordate cosa è successo qualche mese fa, no? Un paese europeo che partecipa ad una conferenza internazionale viene sottoposto a forti pressioni per firmare un accordo lontanissimo sia dai suoi desideri che dalle aspettative dell'opinione pubblica, che dalle promesse elettorali. Lì va buca e di fronte allo scacco la delegazione decide ribaltare il tavolo. Torna nel suo paese, denuncia la congiura internazionale, chiama il popolo con un referendum, una forte campagna evidentemente propagandistica, e ottiene un largo successo su un mandato oltranzista. Questo è successo in Grecia e questo accade nella primavera 19 in Italia. Non c'è referendum, insomma c'è il voto popolare, manifestazioni. È la stessa cosa, no? Anche la fine della storia è la medesima. Cosa fa il governo di Atene? Non può fare a meno dell'Europa. L'Italia può fare a meno dei suoi alleati? No. E quindi nel 15 la Grecia è sull'orlo della bancarotta. Nel 19 le potenze alleate per ritorsione contro l'Italia, mentre l'Italia non c'è, si spartiscono l'impero ottomano, si spartiscono le colonie tedesche e comunicano che stanno per firmare il trattato di pace con la Germania e se gli italiani non ci sono lo firmano lo stesso e il patto di Londra sarà diventato carta straccia. Qual è il risultato?
quel signore deve tornare a Bruxelles col cappello in mano e prendere una di quelle batoste che vi ricordate bene. Nel 19 la delegazione italiana torna a Parigi con il cappello in mano e trova una situazione pesantissima, con per di più la difficoltà che il governo italiano mai si è vincolato solennemente di fronte alla pubblica opinione sulla soluzione massima e quindi non ha più nessun margine di manovra. E quindi qual è la conseguenza? La conseguenza è il disastro. Guardate, disastro non vuol dire soltanto che casca il governo, perché casca un governo e se ne fa un altro, no? Disastro vuol dire che lo stallo è completo e adesso per risolverlo, il governo che viene, non bastano più nemmeno le concessioni che il nuovo governo Nitti è disponibile a fare, perché le concessioni a questo punto non bastano mai, tutti all'Italia gliela vogliono far pagare. In particolare Wilson concede al governo jugoslavo il diritto di veto sull'ipotesi di compromesso e su ogni ipotesi di compromesso il governo di Belgrado chiede sempre una cosina in più e quindi ogni compromesso va per aria. Non è che la delegazione jugoslava sia anche brillante nella sua gestione, ma siccome l'ora cammina non vi racconto perché non è brillante. Ecco. Fatto sta che siamo in una situazione di stallo e lo stallo diplomatico ha costi politici molto pesanti. Agli occhi della pubblica opinione, il governo, che poi vuol dire le istituzioni dello Stato, appaiono assolutamente impotenti. Ma allora cosa accade in casi del genere? Quando i problemi permangono, sono irrisolti, le istituzioni non riescono a svolgere il loro ruolo, accade molto spesso, non esistono leggi della storia, però rigolette che qualche volta funzionano, accade che parte della società si organizza autonomamente, al di fuori o contro quelle istituzioni. E questo è esattamente quello che accade nel 19 con l'impresa di Fiume. Guardate, l'impresa di Fiume combina elementi assolutamente tradizionali con elementi di radicale novità che potremmo dire rivoluzionari. Ad esempio, l'iniziativa popolare armata, no? Che cerca di supplire all'incapacità delle istituzioni, questa non è una cosa nuova. Questa rientra pienamente nelle tradizioni risorgimentali. Non è un caso che quando il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume comincia a cercare un eroe che salvi la città, a chi pensa fra i primi? Pensa al generale Peppino Garibaldi, no? Solo che il generale Peppino Garibaldi sa benissimo di essere Peppino e non Giuseppe, no? Quindi dice no, cercatene uno migliore, evidentemente. E allora poi si pensa ad anche altri, si pensa a Sam Benelli, si pensa ad Annunzio, eccetera. E quindi questo fa parte della tradizione risorgimentale garibaldina. Ma ci sono anche precedenti per quanto riguarda la sostanziale ambiguità con cui il governo italiano cerca di gestire l'impresa. Voi ricordate bene, no? Quante volte Garibaldi è stato lasciato andare avanti dal governo di Sua Maestà. Se poi tutto andava bene, diventava il padre della patria. Se le cose andavano male, lo si mandava un po' a Caprera, o addirittura gli sparava anche addosso. Quindi si vedeva a seconda della circostanza. Con l'impresa d'annuncio succede lo stesso. Viene condannata da Nitti nei termini più forti possibili, anche perché d'annuncio l'ha fatta proprio contro Nitti. Però subito dopo si trova un accordo pratico con d'annuncio in modo che possa starsene tranquillo grazie ai rifornimenti italiani. Tutto questo rientra nella tradizione, non nella rivoluzione. Però ci sono le novità. Prima novità, i legionari d'annunzio non sono privati cittadini, non sono studenti che hanno indossato una camicia rossa, no? Sono soldati del Regio Esercito che si sono ammutinati. Ecco, forse possiamo dire che da questo punto di vista Fiume è il rovesciamento dell'Aspromonte. Nel 62 l'Aspromonte, i bersaglieri hanno sparato sulle camicie rosse e direttamente su Garibaldi. Nel 19 i granatieri sono pronti a sparare contro i propri generali e probabilmente anche a sparare sul governo. Questo cosa significa? Che il ruolo delle forze armate è cambiato. Tradizionalmente presidio indefettibile dell'ordine costituito, adesso sono diventate un fattore potente di crisi istituzionale. Cosa sta dietro a questo rovesciamento così radicale, evidentemente? Sta il mutamento di mentalità dei soldati, soprattutto degli ufficiali, in seguito alle esperienze di guerra, soprattutto nella sua ultima fase. Sapete bene che dopo Caporetto, dopo il temuto collasso dell'esercito, l'approccio dei comandanti verso i soldati è cambiato. Non più carne da cannone, ma combattenti da persuadere e motivare. Ma se si sostituisce la cieca disciplina con la convenzione, con la convinzione, questo vuol dire politicizzare.
Rendere consapevoli i militari dei fini supremi della guerra significa anche innescare una spirale. Al termine di questa spirale può succedere che i combattenti arrivino a credere che la difesa di quei risultati, per ottenere i quali sono stati mandati a morire, è la difesa di quei risultati è più importante della tradizionale disciplina militare. E quindi si punta a ottenere il risultato anche rompendo la disciplina militare. E quindi l'esercito italiano fa politica. Gli ufficiali si ribellano, in nome di Fiume Italiano, i soldati li seguono e anche i generali da parte loro sono incerti e molti cospirano contro il governo. Difatti, perché D'Annunzio va a Fiume? Per tante ragioni. Certamente è prima di tutto per salvare la città, ma anche perché ha ragione di credere che la marcia dei legionari su Fiume sarà soltanto la prima tappa di una marcia molto più lunga e impegnativa, cioè la marcia su Roma, per ribaltare l'odiato Nitti detto Cagoia e per sostituirlo con una situazione diversa nell'ambito di una ribellione generale delle forze di stanza nella Venezia Giulia con altissime protezioni nelle forze armate e forse anche un pochino più su. Questo è il progetto generale. Poi qualcosa va storto, l'operazione abortisce, D'Annunzio ha bloccato Fiume e sapete, Fiume si diverte, no? A quel punto cosa può fare? Io non mi fermo tanto sull'impresa fiumana che meriterebbe una lezione a parte. Probabilmente verrà fatta nel 19, immagino, si farà così. Vi do soltanto qualche antipastino per mettervi appetito. Ecco. Ad esempio, quella di D'Annunzio è una rivoluzione, no? Non bolscevica, non di classe, ma non riguarda i rapporti di classe, ma riguarda i comportamenti, riguarda la politica. Sapete che è stato detto sempre, spesso, nei confronti dell'impresa d'Annunziana, è stato mutuato lo slogan 68, l'immaginazione del potere, no? Diciamo le avanguardie al potere, ecco, le avanguardie che ribaltano le regole e le cancellano. Allora provate a pensare a Fiume, questa città ex ungherese. Di fronte agli occhi di bravi cittadini ex asburgici che si limitavano a volere l'Italia, ma quale Italia? L'Italia del libro cuore, ecco, quello che loro conoscevano, no? Ecco, di fronte a loro va in scena una festa della nuova politica che è fatta di sperimentazione e di esaltazione. Esaltazione continua, nazionale, politica e anche dei sensi. Non so se voi avete mai letto le memorie dei legionari. Ecco, qualcuno sì, ecco, ma altri forse no. Allora, se le leggete, vi trovate immersi in un'atmosfera febbrile in cui si somma tutto. Patria, sesso, avventura, onore, droga, nazionalismo, vitalismo, nudismo, pirateria, goliardia, divorzio. Cosa vi pare? È un cocktail abbastanza esplosivo, evidentemente. Ma un accenno anche alla politica. Sono notissime le innovazioni introdotte da D'Annunzio nello stile politico, nel rapporto diretto capomassa, l'oratoria dialogica, poi sarà molto ripresa. Però attenzione, non è soltanto un fatto di stile, di propaganda. D'Annunzio fa moltissimo di più. Quello che fa è di portare alle estreme conseguenze uno dei grandi processi politici ottocenteschi, cioè la creazione delle religioni civili, e in particolare della religione della patria. Con D'Annunzio questo percorso arriva al culmine perché D'Annunzio inventa la mistica della patria. Cosa vuol dire? Che grazie al suo carisma, alla tensione poetica delle sue parole e delle sue azioni, D'Annunzio riesce a realizzare una sovrapposizione completa fra il linguaggio religioso tradizionale e contenuti pagani, con una identificazione che trascina e sconcerta completamente gli interlocutori. Immagino come abbiate letto spesso i discorsi d'annunziani e anche le preghiere d'annunziane. Ecco, se ci ponete a mente un attimo, sono un concentrato di orribili bestemmie. Non ho mai visto i concentrati del genere, in un testo poetico. Il ribaltamento delle beatitudini evangeliche, l'esaltazione della forza del sangue, la nazionalizzazione del sacro, roba d'anticristo, insomma, si potrebbe dire, no? Però tutto espresso in un linguaggio religioso che colpisce il cuore, e tanto che un bravo parroco di Fiume mette la sua chiesa a disposizione d'Annunzio per la cerimonia del giuramento sul pugnale. Due frati francescani buttano a tonaca le ortiche e si fanno d'annunziani. Capite la confusione dei linguaggi che c'è in testa alla gente? Ecco, ma lasciando perdere le divagazioni mistiche, torniamo al filo del nostro discorso. Che risultati dà l'impresa d'annunziana? Sul piano politico è un disastro per le istituzioni italiane. Il governo non è riuscito a prevenire la ribellione militare, non è in grado di reprimerla e quindi la credibilità delle istituzioni va a farsi benedire.
Sul piano diplomatico invece è diverso, torna utile. Fino a quel momento Fiume era sottoposto ad un'occupazione interalleata, però dopo una serie di gravi incidenti tra militari italiani e francesi, le truppe italiane stavano per venire ritirate quasi completamente e quindi l'Italia sarebbe stata quasi emarginata dal controllo di Fiume. Arriva Fiume, gli alleati se ne vanno e di fatto Fiume rimane in mano italiano fino alla fine delle trattative. Quindi lo stallo continua. Le potenze non si commuovono, Wilson nemmeno, i comandi italiani sperano a lungo che gli jugoslavi facciano la grande castroneria, no? Cioè si lasciano andare qualche colpo di testa, non so, l'invasione da Dalmazia, un colpo di mano su Fiume. Quindi sono pronti i piani militari, in poche settimane marciamo su Zagabria e Ogulin e festa finita. Invece i jugoslavi non ci cascano e quindi lo stallo continua. E allora guardate, la situazione è che i rapporti di forza non consentono niente, cioè non consentono un risultato come quello sperato dagli italiani. Chiunque ci provi. Ci provi Sonnino, ci provi D'Annunzio, falliscono tutti e due. Fallisce Nitti, fallisce Tittoni. Cioè una serie in realtà di fallimenti. Allora, cosa significa? Che la gestione della vittoria brucia politicamente tutti quelli che vi pongono mano. I liberali conservatori che hanno portato l'Italia in guerra, Sonnino scompare dalla scena, i liberali moderati come Nitti, che non cavano ragno dal buco, ma anche l'alternativa nazionalista estrema, perché D'Annunzio non ottiene l'annessione di Fiume, non marcia su Roma, non diventerà il nuovo duce degli italiani, non diventerà neanche un secondo Garibaldi, ma soltanto un glorioso pensionato della politica. E quindi la pace sta bruciando tutti quanti. Come si risolverà una faccenda del genere? Ma si risolverà, in qualche modo vorrei dirlo da solo, ma in parte con qualche aiuto. Si risolverà quando cambia il contesto internazionale. Verso la fine del 19 l'astro di Wilson si appanna, ha difficoltà politiche negli Stati Uniti, anche difficoltà molto gravi di salute, e quindi si ritira dalla gestione politica dell'Europa. Il che vuol dire che la stampella americana alla Jugoslavia non c'è più. Inglesi e francesi cominciano a stufarsi, va bene tagliare le unghie agli appetiti dell'Italia, però siamo nel 20. A più di un anno dalla fine della guerra, un anno segnato da fame e rivoluzioni nell'Europa continentale, il vecchio continente chiede finalmente stabilità, no? Ma per stabilizzare l'Europa ci vuole anche il contributo dell'Italia, se invece l'Italia rema contro, qualsiasi ipotesi di stabilizzazione è irreale. E quindi inglesi e francesi alla fin fine dicono vabbè, che si mettano d'accordo loro, no? Che italiani e jugoslavi si mettano d'accordo. A questo punto gli jugoslavi sono soli e sono nudi, perché da soli di fronte all'Italia pesano decisamente poco. Inoltre, la Jugoslavia ha fatto una politica di rivendicazione territoriale a 360 gradi, perché Jugoslavia voleva dire serbi più croati più sloveni. L'unico modo per tenerli assieme, in uno stato fragile, era quello di sponsorizzare rivendicazioni verso tutti, verso l'Italia, verso l'Austria, verso l'Ungheria, verso la Bulgaria, verso l'Albania e anche verso il mare, evidentemente, no? Scontentando evidentemente tutti. Infine, la situazione interna della Jugoslavia non è tranquilla. I macedoni non sono contenti, non hanno avuto l'indipendenza. I montenegrini sono perplessi perché sono stati annessi più o meno d'accordo. Ma soprattutto buona parte della classe politica croata si è già pentita dello jugoslavismo, che sta trasformando in un'egemonia serba. Quindi c'è disagio che si traduce in forme anche abbastanza vivaci. Ad esempio ci spara e si ammazza in Parlamento, no? Anche nelle strade, ma anche in Parlamento. I movimenti separatisti sono aiutati, finanziati e armati dall'Italia. Quindi il regno dei serbi, croati e di sloveni non vive una vita tranquilla. Allora capite, nel momento in cui viene messo a trattare direttamente con l'Italia, beh, le condizioni per un compromesso forse ci sono, no? Però sapete che non bastano le condizioni. Non bastano le condizioni per fare una rivoluzione, cerco di spiegare ai miei studenti nelle lezioni di storia contemporanea, ci vogliono anche rivoluzionari, se no non funziona. Ma anche per gli accordi, anche per la pace ci vogliono gli uomini. In questo caso gli uomini sono Giolitti e il suo ministro degli esteri, Sforza. Eccolo qua, il vecchio stregone. Allora, Giolitti è un realista, si sa che è un realista. Non è che non voglia che l'Italia sia annoverata fra le grandi potenze, questa è un'aspirazione comune a tutti i membri della classe dirigente, però Giolitti ha presente i limiti di potenza e non gli piacciono le avventure. Esempio classico, l'Albania. Cosa c'entra con l'Albania? C'entra e come? In Albania,
ex dominio ottomano, l'Italia fa una politica, diciamo, divaga, ecco, gli altri dicono delirante. Prima promette l'indipendenza al paese e questo suscita grande entusiasmo dei patrioti albanesi, che sono divisi in tribù, si odiano fra loro, però l'indipendenza va bene, poi ci arrangiamo, dicono fondamentalmente. Poi l'Italia ci ripensa e si orienta verso una spartizione di influenza con greci e jugoslavi. Naturalmente gli albanesi si infuriano. Contemporaneamente, prima occupa il territorio, poi però, siccome le finanze non ci sono, la guerra è costata tanto e bisogna smobilitare l'esercito, smobilita, i presidi vengono ridotti all'osso. Risultato? Gli albanesi si ribellano e buttano in mare i presidi italiani. E allora cosa fa una grande potenza umiliata? Una grande potenza umiliata raduna un corpo di spedizione sull'altra sponda dell'Adriatico pronto a riconquistare l'Albania. Solo che ad Ancona il corpo di spedizione si ribella. Fa un ammutinamento che potrebbe essere l'innesco di una rivoluzione. Capite? Bisogna starci attenti. Allora, facciamo un attimo un ragionamento complessivo. Nell'autunno del 19, se il governo italiano non riesce ad affermare i diritti della grande Italia, parte dell'esercito si ribella e minaccia di marciare su Roma. Meno di un anno dopo, agli inizi dell'estate del 20, se il governo cerca di imporre con le armi il ruolo di grande potenza dell'Italia, un'altra parte dell'esercito si ribella e minaccia di fare la rivoluzione. Ora, ditemi voi se facile fate politica estera in condizioni del genere. Non è facilissimo. Giolitti e Sforza ci riescono. Prima di tutto lasciano perdere l'Albania, no? Che costa troppo e non serve a niente. Si tengono l'isolotto di Saseno, ecco, vabbè. Questa mossa però non è soltanto una mossa di realismo e risparmio, ha anche il significato di lanciare un segnale politico alla Jugoslavia. Ecco qua. Con l'Italia fuori dall'Albania, il regno jugoslavo non è più circondato dagli italiani e questo viene apprezzato a Belgrado soprattutto dalla componente serba, evidentemente. Non è un gesto isolato, fa parte di una strategia generale concepita dal ministro Sforza che ribalta completamente uno degli assunti della politica estera italiana dal 18 fino a quel momento. Qual era questo assunto? La Jugoslavia è il nuovo nemico storico, erede dell'impero asburgico e ostacolo alla penetrazione italiana nell'Europa centrale. Quindi va distrutta, la si sabota in ogni modo e si cerca, appoggiando tutti i suoi nemici, di fare saltare per aria. Ecco, Sforza ha capito che questa strategia tanto amata dal nazionalismo italiano non funziona, perché l'Italia non ha la forza di imporsi come nuova potenza egemone nell'Europa centrale. E se la forza non ce l'ha, non se la può dare. E allora Sforza ribalta il discorso. Una jugoslava amica, invece, può facilitare l'espansione dell'influenza italiana nel bacino danubiano. Un piede sull'altra sponda. E quindi si tratta di convincere la Jugoslavia ad un accordo globale. Non è facile, però Sforza buoni rapporti con gli esponenti serbi, con molti esponenti serbi. E sa che a Belgrado esistono quindi degli interlocutori interessati. Eccolo qua, Sforza. E allora fa un'offerta, sapete, la classica offerta che è difficile rifiutare. L'Italia è pronta a riconoscere il governo jugoslavo. E questo ne rafforza la tenuta, sia all'interno, sia contro i nemici esterni. E sarebbe una bella boccata d'ossigeno. Inoltre, Sforza offre un patto contro un possibile tentativo di rivincita esburgica, che poi ci fosse o non era importante. È una sorta di garanzia italiana alle frontiere. Quindi l'Italia, da Stato che sta cercando di minare materialmente la coesione dello Stato del Regno Jugoslavo, diventa una sorta di garante semiprotettore dell'unità e dell'indipendenza jugoslava. Capite che è un'offerta ricca. Questo ha un prezzo. La rinuncia jugoslava alle rivendicazioni sulla Venezia Giulia e Fiume. Quindi il confine del patto di Londra. E la Dalmazia. Allora, Sforza ha capito benissimo che non è in grado di tenere la Dalmazia, dove gli italiani, benché vada, sono il 5%. Per giunta militarmente non le serve più. E quindi è pronto a scambiarla con Fiume. Nei dettagli, Zara verrà annessa all'Italia, solo Zara, il resto della Dalmazia alla Jugoslavia, e Fiume sarà stato libero. Ma uno Stato libero di quelle dimensioni, con una popolazione 90% italiano, confinante con l'Italia, insomma, si immagina come andrà a finire. Ecco, questo è il Trattato di Rapallo. Gli jugoslavi non hanno scelta, sloveni e croati sono contrari, ma pazienza, si devono rassegnare, e tocca proprio al ministro Trumbic, che è un croato di Spalato, fierissimo patriota croato, tocca a lui
nel novembre del 20, firmare il Trattato di Rapallo, che viene considerato il capolavoro di Sforza. Giolitti ci mette del suo. Giolitti si produce in una delle sue specialità, e cioè creare un'ampia maggioranza, spezzando il fronte delle possibili opposizioni. Ad esempio, isola completamente D'Annunzio, che era un pericolo reale, comprando Mussolini. Non pensate ai quattrini, non siamo così a basso livello. Giolitti fa offerte politiche e Giolitti è coerente con la sua strategia che ha avviato già all'inizio del secolo. Ogni volta che nello scenario politico vede emergere qualche novità significativa, cerca di inglobarla nel suo sistema per depotenziarne la carica antagonista. L'ha fatto con i socialisti, l'ha fatto con i cattolici con il patto Gentiloni e adesso ci prova anche con Mussolini. Mussolini verrà legittimato con l'inserimento nel listone promosso già Giolitti alle prossime elezioni politiche. Ora, noi sappiamo che il calcolo sarà alquanto catastrofico per lo Stato liberale, però nell'immediato funziona. Mussolini approva il Trattato di Rapallo e quindi Giolitti riesce non solo a fare approvare il trattato a larghissima maggioranza, no? Ma anche rimuove D'Annunzio a cannonate senza che in Italia succeda assolutamente nulla. Lieto fine? No, naturalmente, perché come sapete, l'abbiamo detto all'inizio, la crisi ormai è troppo avanzata, Giolitti riesce a chiudere sia la partita della pace che quella del biennio rosso, però poi ha finito il fiato e dopo di lui non c'è più niente. Non vi racconto la storia che sapete benissimo, dal caos del dopoguerra, dal vuoto delle istituzioni paralizzate, emerge un nuovo personaggio che conoscete bene, che ha giocato bene le sue carte, Mussolini, che ha fatto tante cose che oggi non ci riguardano, una ci riguarda, no? Abbiamo visto che a differenza degli altri non si è scottato le dita con la patata bollente della vittoria. A parole ha sostenuto D'Annunzio e ambisce anche ad accoglierne l'eredità politica, a cominciare dal mito della vittoria mutilata, però si è guardato bene dal diffondere la sua scintilla rivoluzionaria in Italia. Farà proprio durante tutto il ventennio questo mito della vittoria mutilata, però ha votato il Trattato di Rapallo e quindi emerge. E adesso magari voi vi aspettate, concludo dicendo, arriva Mussolini, prende il potere e in politica estera trionfa la linea nazionalista più estremista che poi proseguirà fino all'aggressione alla Jugoslavia del 41. E invece non ve lo dico perché non è affatto vero, non va così. Mussolini per molti anni è un politico realista. Dopo preso il potere, sulla questione adriatica continua la politica di Sforza. Buoni rapporti con la Jugoslavia, accelera lo sgombro della Dalmazia e dopo 2 anni fa un nuovo accordo di Belgrado. Si smonta lo Stato di Fiume, l'Italia prende la città e la Jugoslavia una parte del porto, amiconi. La pace di Rapallo tiene benissimo e anche quando i rapporti tra Italia e Jugoslavia si guasteranno dopo il 26 si verrà la vera e propria rottura e Mussolini ricomincerà a finanziare i movimenti separatisti, gli Ustas, eccetera, la crisi non avverrà per la questione adriatica, no? Anche poi si protesta su questo fine, ma su questo versante, ma non è quello. Il problema è l'Albania, e l'Albania è tutta un'altra questione, ben più difficile da gestire perché interessa direttamente i serbi, è per quello che si spacca tutto, non per la questione adriatica. E allora noi come la concludiamo, questa chiacchierata, rispetto alla domanda iniziale? Per fortuna gli storici sono molto abili a fare quello che viene chiamato il passo di lato, no? E quindi a inserire i problemi difficili in una prospettiva generale, la cosiddetta prospettiva di lungo periodo. Ma facciamola anche noi, rapidamente. Se noi osserviamo il complesso della politica estera italiana dall'unità 61 all'8 settembre del 43, possiamo notare una costante, cioè una forbice, la forbice fra le aspettative e le ambizioni. Tutta la classe dirigente unitaria, liberale, nazionalista e fascista condivide il medesimo obiettivo. L'Italia deve essere riconosciuta come grande potenza. Ma del resto guardate che anche gli altri interlocutori internazionali si aspettano una cosa del genere. E la logica comune degli stati nazionali 8-900, quando poi uno Stato si trova in una posizione geopolitica eccezionale come quella dell'Italia, è ovvio che abbia questa ambizione. All'interno però della dirigenza politica italiana convivono 2 tendenze che si sovrappongono rapidamente di solito l'una con l'altra. Una tendenza realista e una tendenza idealista. Quando prevale la tendenza realista, l'Italia, pur avendo sempre le medesime ambizioni, si muove con una certa cautela.
quindi magari perde qualche occasione, perde la Tunisia ad esempio, però rischia poco. In alcune circostanze fortunate riesce anche a ottenere risultati interessanti, ad esempio, sempre misurati con il metodo della politica di potenza, di questo che stiamo parlando, ad esempio Giolitti ottiene la Libia. Quando invece prevale la seconda tendenza, quella idealista, potete chiamarla in tanti altri modi, ci sono tanti sinonimi, ma è la stessa cosa, imperialista, come volete, insomma. La seconda tendenza, l'Italia cerca di forzare la situazione. Ci prova Crispi e finisce ad Adua. Ci provano Salandra e Sonnino nel 15 e va così così. L'Italia vince la guerra, perde non la pace, ma perde la libertà. Ci prova Mussolini nel 35 con l'Etiopia e gli va benone, anche se noi posteriori sappiamo che l'Italia in quel momento si sta infilando in un vicolo cieco. Ci prova di nuovo Mussolini, questa volta nel 40, ed è il disastro assoluto. Disastro assoluto per la conseguenza non è soltanto la fine conclusiva, definitiva, totale di ogni ambizione di potenza Italia, ma anche il rischio di morte della patria. Però a questo punto comincia tutta un'altra storia e per oggi possiamo salutarci e io vi ringrazio molto.